Ragazzi, che ne pensate di questa umiliazione, dell'eliminazione della Juventus? Umiliazione, anche se abbiamo avuto uno scatto d'orgoglio, potevamo anche pareggiarla. 4-3, comunque, siamo usciti a testate, meritiamo l'Europa. Io vi dico una cosa, ragazzi, da quando guardo il calcio, la Juventus non aveva mai perso 4 partite su 5 nel girone. Questo non so se voi lo sapete. No. 4 sconfitte su 5 partite nel girone non l'aveva mai fatte, quindi abbiamo toccato anche il fondo. Grazie a lei. Grazie a lei. Peggio di Maifredi, peggio di Rino Marchesi, peggio di Ferrara, peggio di Del Neri, peggio di tutto. Cioè, sì, 4 sconfitte. Speriamo l'Europa League. Ma speriamo l'Europa League, Carusi, ragazzi. Ragazzi, c'è stato un momento dove ieri ho detto: qua ci buttano il 5, il 6 e il 7, sta cosa qua. Che ci stavano buttando il 6-1. Dice Milik, sempre un grande orgoglio. Milik è grande attaccato. Mi è piaciuto Milik. Sì, ma c'è. Allora, ma se la giovane che è entrato, bravo. Secondo me qualche giocatore forte c'è, Milik e Vlahovic. Però secondo me, allora, non è il problema solo l'allenatore, il problema è anche la squadra. E la dimostrazione è stata che quando sono entrati i giovani. Sì, in 10 minuti gli hanno fatto 2 gol là. Subito il gol. Questo buono, che significa? Sono andato il Benfica. Prima è nulla. Il rigore del cazzo, sì, se no era parecchio. Certo, se no era parecchio. Era comunque difficile, però. Non vogliamo appellarci agli arbitri perché abbiamo fatto schifo, è vergogna. Però dico, quel rigore era un poco dubbio. Se l'è perso rubato, dai, perché ragazzi, lui non lo voleva prendere il pallone. Lui c'era l'uomo, io faccio così. E che succede? Se lui mi va addosso, io faccio così. Questa regola, ragazzi, deve essere elevata. Perché Mosecco sarà il contrario. Perché è una vergogna. Addosso. Comunque, Allegri, va bene. Deve suonerare, siamo d'accordo. C'è stato un gol che Gatti si è perso tutti. Allora, ragazzi, Allegri deve suonerare, va benissimo. Però il problema non è solo Allegri. I vari Rabiot, i vari McKennie, i vari questi qua non sono da Juventus, i vari Locatelli, non sono da Juventus. Poi sono giusto, pochi elementi. Soule? Tant'è vero che quando sono entrati i ragazzi, i picciriti, Soule, come si chiama quello in inglese? Ping. Junior, dai, non me lo dico il nome. A ping. Questi hanno fatto l'inferno. Perché vuol dire che sono più forti di Locatelli, che sono proprio lotatissimo secondo me. Sì. Io ho detto sempre Locatelli è una specie di marchismo. Questo giovane light. Ci fa da Chelsea, eh? È giovane, sì. Da Chelsea. Marico, io prendiamo 4-5 ragazzi della Premier League e li buttiamo là, li buttiamo. Cioè, ammonizzano Chelsea, però funzionavano. Cioè, scusa, tu. Chi... Da noi tutto funziona. Ma guarda, basta guardare. No, allora ragazzi, basta guardare il Napoli si è preso Kim, quello caffè, Kim. Si è preso lo Giorgiano. Anche noi ce l'abbiamo già. Anche Benfica ha preso quello che ieri ci ha, sì, fatto dopo il petto. Ma anche Benfica. Una di tacco. Io Rafa Silva. Rafa Silva. Ma chi cazzo è Rafa Silva? Chi è? Benfica ora si sgasserà. Sì. Poi voglio vederlo con le squadre che non hanno. Ma senza dubbio, però ha giovani qua. Enzo, Enzo De Panina, ma Enzo, chi tu che c'avevo camion le panina? Come tre pallone un gas? Come direbbe donato inglese, gliela abbiamo messi. Poi in guarda, non era del 72 del PSG, forse manca l'Europa League andata. Cioè, non manca ancora l'Europa League, ragazzi. È il PSG che ha sbancato. Allora, tre fatti da noi. Si però può. L'Europa League ancora è in dubbio. Vabbè. Perché ora voi sapete come finirà? 5-0. Che Maccabi perderà pure col Benfica, noi perderemo PSG pure. PSG vince. E lì vediamo. Dobbiamo sperare di andare in Europa League per la differenza in rete. La partita PSG Juventus. Pronostico. Che poi la sera del primo mese. Secondo me no. A novembre, 2 novembre. 2-1, 3-1 per loro. Cioè, perché io ho detto 4 sconfitte su 5, ma c'è la probabilità anche che faremo 5 sconfitte, 6 sconfitte su 5 sconfitte su 6 qua. Sì, infatti, quindi meritiamo roba lì. Si è capito che Allegri non lo sta buttando fuori perché costa. Poi questa difesa, ragazzi, che ne pensate della difesa? Difesa scarsa perché comunque dai, Gatti, non c'è andato. Ci vuole un difensore centrale nuovo. Poi non c'era neanche Bremer. E io mi cambierei anche il portiere, ragazzi, situazione singola là che c'era solitaria di Rafa Silva. È rimasto come un broccolone, se no 6-3 perdevamo. Che palo. Pale, gol mangiato. La partita di tennis. Dai, vergogna. Comunque ci sono. Cioè, non è giusto. Cioè, ragazzi, si può. Niente, speriamo di vedere l'Europa League. Vediamo se riusciamo a prendere questo trofeo. Io appena ho visto 3-5-2. Ho detto abbiamo perso. Perché se è un modulo del cazzo, è un modulo. Ma secondo me non è neanche un problema di modulo, è un problema che questo qua. È un problema di allenatore che non sa allenare, è un problema anche di giocatori che non sono all'altezza. Perché Locatelli, McKennie, Rabiot, Alex Sandro. E non sono da Juve. Non sono da Juve, non sono da Juve. Molti non sono da Juve.
Tant'è vero che quando sono entrati quei ragazzini, meglio di loro hanno giocato. King Junior ha giocato meglio bene. Di loro. Solè è bravo. McKennie, dai, non lo butto via. Quadrato neanche, il problema è che non c'è. Quadrato stesso, Quadrato oramai. Quadrato ha fatto il suo tempo, Bonucci ha fatto il suo tempo. Non è, Allegri non sarà forte, ma noi abbiamo fatto il nostro tempo, ragazzi. Il nostro tempo, Bonucci. Certo. Ora io. L'Europa League tu l'hai nominata prima, io ci voglio andare, eh? Ci vogliamo andare. Ci voglio andare perché. Perché sinceramente la stagione. A non vedermi manco l'Europa League a ottobre che è finito tutto, non esiste. No, non esiste. L'Europa League. Quindi, siamo nell'Europa League, padre. Cerchiamo di andare almeno in. In Europa League. Perché almeno il giovedì ci guardiamo sta coppa che giocando così usciremo. Con Bodo Glimt usciamo, perché poi troviamo lì. Che se troviamo. Così. Se a Belgrado. Squadre toste nei loro campi, non paura di niente. Stella Rossa. Voi pensate di aver toccato il fondo, lo toccheremo poi in Europa League. Europa League che ci prendiamo. Stella Rossa, squadra. Qualche squadra non lo so, slovacca, qualche squadra di ce ne fa tre, non le conosciamo. Stella Rossa batte Juventus 3-1. Sì, Baduz, Ludo Gorez, Razgrad, Crvena Zvezda. Ieri telecronista tifava Inter, era un interista. Ma ragazzi, ma lasciò una vergogna. Vabbè, ma lo sappiamo che abbiamo tutta l'Italia contro. Sappiamo, dai. Ma vedi, sono passato in danno. Comunque ieri l'Elimination Dance di stasera c'è l'Inter. Comunque. Vabbè, se passa stasera uscirà. Abbiamo toccato il fondo, ora. Cerchiamo di risollevarci perché abbiamo toccato il fondo, ragazzi. Ora salviamo la faccia, andiamo in Europa League. Saluti da Andrea, saluti da, faccio il video. Saluti da Silvano. Mi raccomando, andiamo in Europa League perché sennò il video Elimination Dance è passato. Non devo andare perché fra poco l'ottavo l'Inter ne esce magari. Ciao, ciao a tutti e sempre. Nonostante la magra figura, forza Juve, gobbo finché campo.